Abbiamo come primo passo abbiamo svolto quello che si chiama un'elaborazione della teoria del cambiamento e dunque abbiamo cercato di immaginare insieme a WeSchool e a Qualcomm quali sono gli obiettivi a medio, breve e lungo termine che il progetto si pone di raggiungere. L'obiettivo a lungo termine è quello sicuramente di rendere gli studenti più capaci e più competenti nell'utilizzo degli strumenti digitali, ma anche che migliorino la loro performance scolastica. Per far ciò ci immaginiamo come obiettivo di breve periodo e quindi come obiettivo intermedio il potenziamento delle capacità dei docenti di utilizzare didattiche innovative digitali ed anche di applicare questo tipo di nuove metodologie apprese tramite le piattaforme messe a disposizione dal progetto. Abbiamo somministrato due questionari, uno agli studenti e uno ai docenti come valutatore del progetto, come arco. E il primo dato che emerge fortemente è che le piattaforme proposte dal progetto sono estremamente utilizzate, anzi sono le piattaforme tra le più utilizzate dagli studenti. Parliamo dell'84% dei rispondenti contro il 93% che usa il registro elettronico, che ormai è lo strumento maggiormente utilizzato in assoluto. Inoltre, un altro dato che emerge fortemente è che gli studenti considerano le lezioni didattiche che sono state proposte dal progetto 5G WeSchool come fortemente incentivanti nella partecipazione in classe e nel mantenere l'attenzione durante i corsi e durante le lezioni. Abbiamo anche chiesto se riescono a utilizzare questo tipo di tecnologia nel loro studio a casa e la stragrande maggioranza, circa l'85% degli studenti, ha affermato di riuscirci e solo il 6% afferma che non è in grado di fare questo tipo di operazione perché non ha gli strumenti necessari, quindi connettività e computer. Il secondo questionario è stato rivolto ai docenti e una delle cose più interessanti che sono emerse è come gli studenti siano estremamente autonomi nell'utilizzo degli strumenti e delle piattaforme e che quindi i docenti svolgono una funzione di supporto, ma che tuttavia gli studenti siano estremamente indipendenti nell'eseguire nelle attività che sono programmate. Inoltre gli docenti sostengono che queste attività sono particolarmente utili per incoraggiare il lavoro di gruppo, elemento che appunto non è così poi radicato nella didattica tradizionale della scuola italiana.